Un ambiente emblematico che ben racconta la sofferenza e il disagio femminile, le Murate di Firenze. È qui al Caffè Letterario, oggi teatro di incontri e cultura, che si è svolta la presentazione di un libro scritto a quattro mani da Fernanda Flamigni e Tiziano Storai, nel quale Fernanda rievoca la sua drammatica vicenda, uno dei casi più atroci di femminicidio mai accaduti a Trieste. Il libro, dal titolo emblematico Non volevo vedere, alla prefazione del segretario generale della CGIL Susanna Camusso, ed è un coraggioso racconto autobiografico che ricostruisce momento per momento la genesi della catastrofe. Certo che di casi ce ne sono sempre di più, almeno se ne parla sempre di più, per cui evidentemente c'è un grosso problema da parte delle donne, appunto, di prendere il coraggio di chiudere una porta e guardare avanti. Da parte degli uomini c'è la difficoltà di ammettere che un rapporto può essere anche finito. Da parte delle istituzioni la creazione di una rete di sostegno per entrambi, forse anche, non solo per le donne che devono ricominciare da capo, ma anche per gli uomini che devono ricominciare da capo in altra maniera. Niente nomi nel testo, tranne quelli delle vittime, ma la testimonianza lucida e sofferta fa del libro un prezioso contributo a quel cambiamento di mentalità, di atteggiamento, di assunzione di responsabilità nei confronti della violenza subita dalle donne che nessuna legge, comunque indispensabile sia chiaro, da sola riuscirebbe mai a realizzare. Sistemai sul pavimento in camera del bambino il vello di pecora ricevuto come dono di nozze. E vi misi sopra un sacco a pelo. Mentre prendevo il cuscino e la sveglia, con tono sarcastico lui mi chiese che cosa stessi facendo. Non vado a letto con chi mi picchia, risposi, ostentando un self-control che non avevo di fronte alla sua risata beffarda. Brava, per terra, come i cani. Avrei dovuto picchiarti prima. È un libro sulle donne e per le donne, ma è soprattutto un libro per gli uomini, perché il grosso sforzo deve essere questa evoluzione culturale che deve prendere assolutamente il sentire comune degli uomini, soprattutto più che quello delle donne, e uscire assolutamente dalla logica io Tarzan, tu Jane, che purtroppo condiziona molte volte i rapporti fra uomo e donna. Oltre agli autori, all'iniziativa promossa da FISAC, Coordinamento Donne CGIL Toscana, presenti anche Daniela Lastri, consigliere della Regione Toscana, e Lea Fiorentini di Women Are Europe, con la partecipazione di Daniela Morozzi, che ha interpretato brani tratti dal libro con la musica di Stefano Cocco Cantini.